Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore dello Spirito Santo, l'amore che nel cuore immacolato di Maria sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, oggi buon anno, è questo il saluto ordinario, però la Chiesa ci dice di donarci scambievolmente il dono della pace. Ecco come ha salutato quindi il sacerdote a nome di tutta la Chiesa. Iniziamo un anno nuovo e ci sembra di ritornare bambini. L'anno nuovo viene rappresentato spesso come un bambino che deve crescere e per noi diventa anche l'occasione di pensare che vicino a noi c'è Dio nostro Padre, Dio il Papà. È come se oggi noi bambini, ritornati bambini, dovessimo ricevere un bacio da Dio. Ecco, il sole man mano crescerà sempre di più in questa giornata e il bacio di Dio ci accompagna, Dio amore, e vuole svegliare i suoi figli con un bacio d'amore. E vicino ci abbiamo la madre, che ugualmente spesso desidera svegliare il bambino con un bacio. Ecco l'esperienza che dobbiamo vivere oggi in questa liturgia, l'amore di Dio, l'amore della madre di Dio e madre nostra. Chiediamo a Dio perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Padre,
Preghiamo. Padre buono, che in Maria Vergine e Madre, benedetta fra tutte le donne, hai stabilito la dimora del tuo Verbo fatto uomo tra noi, donaci il tuo Spirito, perché tutta la nostra vita, nel segno della tua benedizione, si renda disponibili ad accogliere il tuo dono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: così benedirete gli israeliti, direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Parola di Dio. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio.
molte volte in diversi modi nei tempi antichi. Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Lodi a te, o Cristo. Alleluia. E che bello ricevere la benedizione del Signore, non solo al termine della Santa Messa, ma proprio all'inizio dell'anno. E abbiamo detto che la benedizione del Signore è come un bacio di Dio. Ecco, lasciamoci come piccoli baciare da Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo stesso che viene nominato qui da San Paolo nella seconda lettura, che è stato effuso nei nostri cuori. Lo Spirito Santo è il bacio di Dio, l'amore infinito, che è e rappresenta l'amore del Padre, del Figlio e ormai anche l'amore dentro di noi, il bacio di Dio. Ecco, la parola che forse più ritorna. La parola che più spesso ritorna in questa liturgia è la parola benedizione. E questa benedizione giunge a noi come un grande dono lungo tutta la Sacra Scrittura. Quando noi, per esempio, diciamo l'Ave Maria, ripetiamo sempre «Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù». È quella benedizione di Dio. Noi non eravamo più in questa benedizione sin dall'inizio, quando i nostri progenitori hanno sbagliato e sono stati allontanati dalla grazia del Signore, dal paradiso terrestre. E quindi avevamo come su di noi una maledizione, cioè non eravamo più nella comunione con il Padre
il Figlio e lo Spirito Santo. Ma Dio che è amore, Dio che è Padre, ci ha inseguiti con la sua bontà infinita e ha accolto lungo i tempi qualcheduno che potesse ricevere la sua benedizione, perché noi ritornassimo nella casa del Padre, che è il cuore di Dio. Ecco allora che in Abramo, noi tutti siamo nella fede di Abramo, Dio trovò un cuore più puro e gli diede la benedizione. E in te, dice la Scrittura, saranno benedette tutte le genti. Gesù sarà la benedizione del Padre, il benedetto. E noi tutti portiamo quindi questa grazia di essere ormai stati benedetti, baciati dallo Spirito Santo. E poi lungo tutti i secoli, man mano, questa benedizione si è resa più palese. Ecco, abbiamo sentito della prima lettura, in questo brano breve del libro dei Numeri, che Dio stesso dice a Mosè: guarda che il sacerdote vostro, Aronne, dovrà benedire così, nel mio nome, perché il mio nome sia sugli israeliti. Cos'era il nome? Il nome è Dio, tanto che quando pronunciavano, o meglio, sostituivano il nome di Yahweh nei loro scritti e nelle loro benedizioni, mettevano appunto il Signore, perché è troppo grande ripetere il nome di Dio. Ma il nome di Dio deve essere pronunciato sul popolo di Israele. Allora io sarò il loro, io li benedirò. Quando alla fine dei tempi, dice San Giovanni Evangelista, saremo nei cieli, allora tutti noi porteremo il nome di Dio sulla nostra fronte. È un'espressione, non che ci sarà inciso chissà che cosa, però vuol dire che Dio sarà tutto in tutti e noi saremo nell'amore di Dio, benedetti da Dio. Ecco, questa benedizione non può non giungere a noi. E man mano che la storia sviluppa i suoi tempi, vediamo che coloro che sono più vicini a Dio nello Spirito Santo, per esempio il vecchio Simeone, quando prende Gesù bambino in braccio, dice anche la Scrittura che lui benedisse Maria e Giuseppe, diede la benedizione, cioè come sacerdote, almeno dal punto di vista umano, perché è pieno di Spirito Santo, lui rappresenta una presenza misteriosa nel Tempio, lui sente il bisogno di trasmettere questa benedizione anche a Maria e a Giuseppe. Ma ha in mano Gesù, che è il benedetto, è la benedizione del Padre. Ecco, la Chiesa lungo tutti i secoli benedice, e benedice ricordando la Trinità nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedice le nostre case, benedice il nostro rosario, benedice le nostre persone e riprende sempre a nominare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco, portiamo oggi, dovunque noi andiamo, la benedizione di Dio. Voi direte: ma io posso benedire? Guardate, la Chiesa, soprattutto dopo il Concilio Ecumenico, esorta, per esempio, i genitori a benedire i loro figli. Dirà San Paolo: benedite, non vogliate mai maledire, benedite, perché questa benedizione è un bacio di Dio. Nei primi tempi, quando Abramo ricevette la benedizione, e in te saranno benedette tutte le genti, i patriarchi ci tenevano moltissimo a ritrasmettere, soprattutto attraverso il primogenito, la benedizione di Dio, e attendevano il momento più bello della loro vita per chiamare a sé il più grande, il primogenito, e distribuire la benedizione. Così sarà Abramo con Isacco, Isacco che benedice Giacobbe,
Giacobbe e via gli altri, fino ad arrivare a Maria. Elisabetta, piena di Spirito Santo, griderà appena sentirà la sua voce: benedetta tu fra le donne. Riconosce che c'è questa benedizione che avanza, che Dio avanza, che il bacio di Dio avanza per noi. È una grazia di un abbraccio con Dio. Ecco quello che è il significato bello e profondo di questa liturgia di oggi. E anche i pastori che andarono alla grotta, come abbiamo sentito nel Vangelo, in fondo, guardando Gesù, ricevettero la luce di una grazia speciale, di una benedizione. Tornarono gridando la gloria di Dio, inneggiando al Signore insieme agli angeli. Ecco, nella giornata di oggi, come piccoli diamanti dispersi nel mondo, portiamo agli altri la benedizione, la grazia di Dio. Portiamo agli altri Gesù. E se vi resta facile, possibile, ripetete queste stesse parole oggi. Il Signore ti benedica, il Signore ti benedica. E sentirete che nell'altro c'è una grazia, una luce particolare. Vi ringrazierà perché avete distribuito la benedizione di Dio. Così sono i cristiani. Gesù, la luce del mondo, dice Gesù, voi siete la luce del mondo. Ecco, quando noi vogliamo la pace, in questo tempo, tante volte si parla di pace, oggi è anche la giornata della pace, voluta da un grande Papa Santo, San Paolo VI, chiediamo chissà quale programma. Il programma è semplice: vuoi la pace? Ama, benedici, vedrai che l'altro non sarà capace di fare la guerra. Vuoi la pace? Ama con il cuore di Gesù, con il cuore di Maria. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, e Signore dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo. Fratelli e sorelle, con l'animo pieno di gioia e di gratitudine per la divina maternità di Maria Vergine
Eleviamo a Dio nostro Padre la nostra voce e chiediamo il dono della pace per tutti gli uomini. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché la Chiesa, sull'esempio di Maria, custodisca la parola di Dio e diventi testimone di fede per tutti gli uomini che ad essa si affidano. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutte le mamme, perché il dono della vita sia sempre accolto con grande gioia e senso di gratitudine verso Dio, diventando guide sicure e amorevoli per i loro figli. Preghiamo. Per i governanti delle nazioni, perché siano garanti del rispetto e della dignità di ogni individuo, soprattutto degli indifesi e dei marginati. Preghiamo. Per tutti noi qui riuniti, perché questo banchetto eucaristico sia fonte di rinnovata fede per vivere questo nuovo anno nella grazia del Signore. Preghiamo. O Dio, principio e fine di tutte le cose, accogli dalle mani di Maria Vergine Madre le preghiere fiduciose del tuo popolo. Donaci di crescere con la forza del tuo Spirito fino alla pienezza della vita in Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nella tua provvidenza dà inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo, fa che in questa celebrazione della Divina Maternità di Maria gustiamo le primizie del tuo amore misericordioso
per goderne felicemente i frutti. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è soprattutto dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Sempre Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose tu hai fatto, Signore, per tutta l'estensione della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia quando, volgendoti all'umile tua serva, per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio, Gesù Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri, San Michele Arcangelo, San Pio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Sempre, ma soprattutto oggi, giornata della pace, scambiamoci un segno di pace. Gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
preghiamo. Con la forza del sacramento che abbiamo ricevuto, guidaci, Signore, alla vita eterna, perché possiamo gustare la gioia senza fine con la Semprevergine Maria, che veneriamo Madre del Cristo e Madre di tutta la Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Ecco, il Signore in questa prima giornata dell'anno ci dà la grazia di ricevere una benedizione abbondante che noi riceviamo ripetendo più volte l'Amen, che vuol dire così sia, venga così. C'è un'antica benedizione in latino che rappresenta anche benissimo questa benedizione che ci viene attraverso Maria. Dicevano quelle parole semplici: Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria. È semplice il latino per noi. La Vergine Maria ci benedica con la sua prole, la dolce prole. Guardando questa immagine, vediamo Gesù bambino. È come se Maria con Gesù bambino in braccio e poi lo elevasse, facesse con lui un segno su di noi. La Vergine Maria ci benedica con il suo bambino. Il Signore sia con voi. Dio sorgente, principio di ogni benedizione, e fonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto l'anno vita e salute. Amen. Vi custodisca integri nella fede, pazienti nella speranza, perseveranti nella carità. Amen. Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti ora e sempre le vostre preghiere e vi conduca alla vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ecco, questa benedizione si è potuta allargare e giungere ai punti più lontani attraverso anche i mezzi di comunicazione. Ecco, che questa benedizione di Dio con la carezza di Maria sia su tutti noi. La messa è finita. Nel nome di Gesù e di Maria andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve.